Ciao, oggi facciamo una confezione regalo di grandissimo effetto con materiali che abbiamo tutti in casa. Ci occorrerà un giornale, un quotidiano, della carta da pacchi, fazzolettini di carta, forbici, un bastoncino da spiedino, colla caldo, colla vinilica e gavetto. Andiamo a cominciare. Prepareremo intanto qualche cannuccia dal nostro giornale. Lo abbiamo già visto in altri tutorial. Prendiamo la parte dove c'è il bianco per avere la cannuccia tutta bianca e avvolgo intorno al mio bastoncino da spiedino, così, e abbiamo ottenuto una bella cannuccia tutta bianca. Metto un pochino di colla vinilica e la cannuccia è fatta. Prendiamo il nostro fazzolettino di carta e ne ricaviamo quattro striscioline uguali tagliando lungo le pieghe che già ci sono. Ognuna delle nostre striscioline la piegheremo a metà. Ancora a metà e su un lato daremo una forma arrotondata, così. Avremo ottenuto delle striscioline con questa forma. Ora le arrotoliamo su se stesse creando delle piccole arricciature, così. Ecco, io spero che si veda chiaramente, così e così. Praticamente ogni fiore ha due strisce di fazzoletto. Sul fondo andremo a chiudere con un pezzettino di gavetto, stringendo forte. Il gavetto è comodissimo. Ecco fatto. Chiudiamo bene. Lo abbiamo già visto in altri tutorial. Il gavetto lo tagliamo tranquillamente con le forbici e poi tagliamo un pezzettino in modo qui nel fondo in modo che non sia troppo lungo. Così. A questi punti il nostro fiore lo dobbiamo solo un pochino aprire così. Con le mani. Da una striscia di carta da pacco ricaveremo le foglioline. Piego a metà, ancora a metà e ritaglio una bella forma, così. Ora queste foglie le pieghiamo a metà dalla punta, così, in modo da ottenere questo effetto. Eccole qua. Passiamo ora ad assemblare la nostra confezione. Io ho già qui il mio regalo. Ora con un pochino di colla caldo qui sul retro dei fiori, incominceremo dai fiori e appiccichiamo così vicini in maniera da nascondere il gavetto che è sotto. Quindi un pochino di colla, così, e formiamo un mazzolino. Naturalmente, più grande sarà il vostro regalo, più vi occorreranno dei fiori. Poi applicheremo le nostre foglioline. Un pochino di colla e faremo in modo di farle uscire qui.
intorno al nostro mazzettino. È anche grazioso se decidete di farne uscire qualcuna da in mezzo al vostro mazzetto. Così, e ancora una quassù. Ora avevamo preparato qualcuna delle nostre cannucce di carta e le arrotoliamo semplicemente così su se stesse, quindi molto velocemente questo, così, vedete, arrotolo. Teniamo proprio un secondo, quando lasceremo la cannuccia formerà da sé queste belle spirali. Metteremo un pochino di colla e nasconderemo l'inizio e faremo uscire queste spirali così. Continuiamo ad assemblare le nostre spirali. Qui sarà il vostro gusto e sarete voi a decidere dove collarle. Così. Ed è anche possibile, se lo desiderate, accorciarle così semplicemente per ottenere delle spirali più piccoline. Ecco, questa la appiccichiamo qua. Ora questa foglia qui è un po' grande, la dobbiamo un pochino rifilare, eccola qui. Ecco, a questi punti il nostro pacchettino è pronto. Dovrete semplicemente aprire ancora un pochino i petali e levare naturalmente i fili della colla. La nostra confezione regalo è terminata. Se fosse un regalo di Natale, potrete mettere un pochino di glitter stick. Grazie a tutti. Ciao!